Happy Band Day. Di questo titolo? Allora, abbiamo avuto la fortuna o la sfortuna di essere nati lo stesso giorno. Io e questo ragazzo qui accanto. E abbiamo deciso di unire le nostre forze, di fare un po' di canzoni un po' mie, un po' sue, e di farle con una band in comune. Quindi da qui è nato il gioco fra Happy Birthday e Happy Band Day. Di un lungo cammino insieme. A parte che noi camminiamo già insieme, ci abbiamo tre gambe in due. Serata in cui voi avete invitato anche un po' di amici, vogliamo ricordare qualche nome? Sì, Giovanni, Marco, Matteo, no scherzo. No, beh, la band stessa è composta da degli amici, perché sono un po' una risultante delle nostre formazioni. Abbiamo alla batteria abbiamo Matteo Gabbianelli, che suona solitamente con Pierre, e poi al basso Matteo Pezzolet e Flavio Pasquetto alle chitarre. E poi c'è, tra gli ospiti abbiamo Emma Tricca, che questa sera aprirà il concerto. Abbiamo Marco Fabbi, che farà un intervento, mio fratello Emiliano Pari, che verrà a suonare il piano, che abbiamo Antonio Pascuzzo, poi i tuoi amici. Abbiamo Gianluca Brugnano e Checco, come si chiama Checco di cognome però? Ah, Checco Villani, scusa, è vero, mi ero perso, che sono due miei amici praticamente di Napoli, mi hanno fatto questo regalo di venire qui e condividere questa festa, sono due musicisti. Che fanno le loro grandi, sì, le grandi melodici, due jazz. Che sì, che poi come abbiamo visto prima. Sì. Quali sono gli obiettivi futuri personali? Cosa avete in cantiere? Tante cose, tanti progetti. Io personalmente sto lavorando a dei nuovi brani per registrare un nuovo disco da solista e non so te. Condivido con il mio amico Leo, purtroppo amaramente, il passare degli anni. C'è qualche brizzolato, c'è qualche cappellino bianco, c'è qualcosa che cambia nel tempo. Ma fortunatamente la cosa che mi rincuora a me ogni anno, sì, fratello, dimmi, che tu sei sempre più vecchio di un anno.
Questa è una merda, di... come la metti? Questa aspettavo tutta la vita per dirla. No, infatti sei stato un po' pigliacchiero. Però aspetta, pensa quando io avevo 17 anni e tu 18. Pensa sì. Quanto potevi di più di me. Ci sono stati purtroppo momenti della vita in cui era bello essere magari anche un anno, sentirsi un anno più grande, però poi rimane solo quel periodo là, perché poi per tutto il resto del tempo dopo prendi così la scossetta. Comunque auguri, tanti auguri. Auguri anche a te, e grazie mille di aver condiviso con noi questa festa. Giorno vivi un po' di più. Cambiato e sei cambiato Pier Cortese da quando andavi Souvenir ad oggi? No, sono cambiato come ti cambia la vita, ma non come tutti, cioè come il fatto che ogni giorno ovviamente si succedono delle cose che ti fanno riflettere e cambiare magari la prospettiva su certe idee, però il mio epicentro rimane sempre quello da quando sono nato, insomma non mi si sposta granché, rimane per quello. Questo grazie, tu capisci perché tu mi sorprendi, grazie, lo dico da te. C'è stata, diciamo, forse una maturazione artistica per certi versi, o comunque la scelta di focalizzare l'attenzione delle mie canzoni su cose personali, ecco. L'ultimo album, Resina, è, diciamo, un disco assolutamente concettuale e che parla di episodi della mia vita realmente accaduti, a differenza delle cose un po' più socialmente impegnate che erano quelle degli esordi. Siamo più buoni. Più che cambiati, io ci troverei cresciuti, ecco, invecchiati, ecco, invecchiati nel giorno del compleanno. Lo farete un disco insieme? Chissà che non succeda anche quello. Poi di fatto noi qualcosa insieme già abbiamo scritto e lo facciamo anche per cantato per... poi c'è anche cantato, ma lo facciamo per, come ti dicevo prima, partendo sempre da presupposti, da motivi per stare insieme, per divertirsi. Poi come al solito, quando poi uno, due, tre indizi fanno una prova, poi uno mette in piedi qualcos'altro, no? Qualcosa di più concreto, però di fatto tutto può veramente succedere in questo senso. Grazie ragazzi, grazie, e auguri. Grazie a voi. Grazie. Grazie mille.